sì alla nave siriana in cambio della zona economica speciale per Gioia Tauro, lo ha detto il presidente della regione Scopelliti. Da almeno 6 mesi, ha aggiunto il governatore, esiste la proposta approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria dell'istituzione della zona economica speciale a Gioia Tauro. Siccome oggi torna alla ribalta proprio Gioia Tauro, noi chiediamo soltanto che venga istituita la zona economica speciale, che diventi il punto importante in cui il governo, una volta deliberato, porti questa istanza in sede europea per avere l'ok a far nascere la zona economica speciale. Non sono soldi, sono soltanto opportunità per il futuro di Gioia Tauro. Significa che il retroporto può diventare una zona economicamente vantaggiosa per le imprese e far nascere qui una grande area industriale in cui finalmente si apra una prospettiva seria in termini di sviluppo e di occupazione, quindi di futuro per questa terra. Temiamo la pericolosità, ha detto ancora Scopelliti, di questi contenitori, perché è chiaro che grandi rischi non ce ne dovrebbero essere. Vogliamo sentirlo dalla viva voce di coloro che hanno esperienza e che possono supportarci e riferirci in maniera molto chiara su quali sono i rischi a cui può andare incontro la popolazione, in modo che noi possiamo tranquillizzare il cittadino. Noi abbiamo ancora margini per opporci a questa scelta. Non rispettare le autonomie locali ed il parere della regione significherebbe andare incontro ad un conflitto istituzionale che credo non sia neanche corretto né doveroso. Vorrei ricordare tra l'altro che il governo Letta è ancora in piedi perché i senatori calabresi sono stati i principali artefici della tenuta dell'esecutivo. Meritiamo quindi più che il rispetto da parte dei vertici del governo. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari della Regione Calabria, coordinata dal presidente Francesco Talarico, in relazione all'arsenale chimico siriano in transito a Gioia Tauro, ha unanimemente chiesto al governo l'adozione di misure di straordinaria vigilanza a tutela delle popolazioni residenti e dell'ambiente. La conferenza dei capigruppi, inoltre, ha auspicato che sin da domani, in occasione dell'incontro a Roma tra la Regione e il governo, possano giungere alla Calabria indicazioni rassicuranti riguardo tutte le procedure inerenti alle operazioni di trasbordo dell'arsenale chimico siriano, puntualizzando che l'interlocuzione con le istituzioni locali costituisce un elemento imprescindibile, soprattutto in circostanze così delicate. La conferenza ha sottolineato che l'area di Gioia Tauro e del suo porto rappresentano un punto imprescindibile di forze per lo sviluppo del Mezzogiorno e che pertanto non possono essere considerate parte residuale del paese. La DDA di Catanzaro ha aperto un fascicolo di indagine sull'omicidio di Giuseppe Iannicelli, della compagna marocchina e del nipotino dell'uomo di soli 3 anni, a Cassano allo Ionio. Per le attività investigative urgenti, le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, ma contestualmente la DDA del capoluogo calabrese ha già avviato accertamenti. La DDA è intervenuta ipotizzando che il triplice omicidio, anche per le modalità efferate, si inquadri nell'ambito della criminalità organizzata.